Buonasera colleghe e colleghi, vi presento in questo breve tutorial le modalità per poter compilare la domanda di iscrizione al concorso ordinario per l'infanzia e per la primaria. Il sistema presente in istanze online è stato aperto il 15 giugno ed è possibile iscriversi a questa procedura concorsuale fino al 31 luglio. Il consiglio però è sempre quello di aspettare qualche giorno per dar modo di correggere i vari errori che possono esserci all'interno del sistema e che diciamo non sono rari, quindi magari aspettando qualche giorno in più è possibile compilare la domanda con la certezza di poter inserire tutte le opzioni corrette perché vengono segnalati dei disguidi, degli errori da parte del sistema. Io adesso vi presento innanzitutto quali sono, i requisiti per poter partecipare a questo concorso. Vi ricordo che è possibile scegliere soltanto una regione nella quale partecipare, soltanto una classe di concorso, che la domanda quindi si può effettuare dal 15 di giugno fino al 31 luglio e che è richiesto il contributo di una tassa di segreteria pari a 10 euro. I requisiti per poter accedere a questo concorso sono il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguita o attraverso il diploma magistrale purché conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 oppure attraverso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Per la scuola primaria, diciamo, questo titolo di studio del diploma deve essere conseguito entro il 2000-2001, entro il 2001-2002. E per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, il possesso del titolo di studio conseguito entro il 2001-2002 può essere relativo anche a corsi quadriennali oppure triennali sperimentali della scuola magistrale. Per quanto riguarda i posti di sostegno, invece, in aggiunta a questi titoli, occorre avere la specializzazione sul sostegno sia per l'infanzia oppure per la primaria se si sceglie di concorrere per una delle due classi di concorso. Per poter diciamo, effettuare l'iscrizione alla procedura concorsuale, bisogna collegarsi a istanze online, si accede quindi al servizio. Si inseriscono le proprie credenziali. Adesso sono entrato con le mie credenziali, quindi sono già diciamo, presente all'interno di istanze online. Nella schermata principale, scorrendo verso il basso, trovate, ecco qui, la schermata relativa al concorso ordinario per posti comuni di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria. Prima di andare alla compilazione della domanda, c'è il link per poter effettuare il pagamento dei diritti di segreteria di 10 euro. Se cliccate su questo link, c'è tutta la procedura guidata per effettuare online il pagamento. Oppure se cliccate sul link relativo alla guida, ci sono anche i riferimenti per poter effettuare o il bollettino postale o il bonifico per l'iscrizione appunto al concorso. Quindi prima di compilare la domanda bisogna effettuare il pagamento. Una volta aver fatto questo passaggio, si clicca sulla casella Vai alla compilazione della domanda. La prima pagina, è tutta l'informativa che è da leggere, che riguarda appunto, diciamo, il trattamento dei dati personali, l'informativa della privacy, gli indirizzi email di posta certificata, degli uffici scolastici regionali che gestiranno, la nostra pratica. La dichiarazione che i dati che noi inseriamo sono dati veritieri ed è nostra responsabilità la veridicità di questi dati. Una volta aver letto tutta l'informativa, si può accedere alla domanda cliccando sul tasto Accedi che è in fondo a questa pagina di informativa.
Il primo passo da fare è quello di scegliere la regione, quindi adesso il sistema porta in automatico la regione Lombardia perché vede che diciamo già sono inserito all'interno di questa regione, quindi si clicca sul menu, si sceglie la regione, si clicca sul tasto avanti. Ci viene ricordato in questo passaggio che se volessimo modificare la domanda dobbiamo cliccare sul tasto modifica, non dobbiamo invece andare indietro con la freccetta del browser qui in alto, altrimenti si rischia di cancellare ciò che abbiamo inserito senza che venga salvato, e il sistema ci ricorda inoltre che anche una volta inoltrata la domanda è possibile ritirarla ed effettuare un nuovo inoltro. Quindi dopo aver letto questo modulo si clicca sul tasto modifica. La prima schermata riguarda i dati personali che sono già inseriti perché acquisiti dalle stanze online, possono essere modificati nella parte che riguarda i dati di residenza. Si clicca sul tasto avanti e poi compare il vero e proprio corpo principale della domanda. Nella prima sezione bisogna inserire il tipo di posto comune richiesto e i titoli di accesso. Quindi cliccando su azioni disponibili inserisci. Ovviamente il titolo per partecipare abbiamo detto che è l'abilitazione, quindi occorre indicare se è un'abilitazione conseguita in Italia oppure conseguita all'estero. Si clicca sulla rispettiva casella, si indica il tipo di abilitazione, quindi se è per la scuola dell'infanzia o per la scuola primaria, la procedura con la quale si è conseguita l'abilitazione, quindi una laurea in scienze della formazione primaria oppure diploma di maturità magistrale, tutte le varie opzioni dei diplomi. Poniamo il caso che sia una laurea in scienze della formazione primaria, si inserisce la votazione conseguita che poi viene automaticamente rapportata in centesimi per poter attribuire un punteggio secondo quella che è la tabella, diciamo, dei titoli, la tabella A del bando relativa ai titoli valutabili. Nel caso di titoli di studio in cui non sia presente una votazione, si clicca su questa casella e diciamo ci viene attribuito il punteggio automatico di 1,5. Occorre inserire poi la data di conseguimento. Poniamo che io ho conseguito la mia laurea il primo settembre del 2018 e il luogo di conseguimento, per esempio Università di Bergamo. Si clicca il tasto inserisci e abbiamo inserito in questo modo il titolo di studio di accesso e compare la spunta verde che ci segnala che l'operazione è andata a buon fine. Se poi volessimo concorrere per i posti di sostegno per chi è in possesso del titolo di specializzazione, occorre inserire il titolo di specializzazione, quindi si clicca su azioni disponibili, di nuovo inserisci, aggiungi abilitazione, posto di sostegno per la primaria, quindi scuola primaria, l'abilitazione l'abbiamo conseguita sempre con la laurea, sempre con lo stesso punteggio, oppure senza punteggio chiedendo di avvalermi. Abbiamo detto che l'abbiamo conseguita, metto date a caso, il primo settembre del 2018 presso l'Università di Bergamo, mentre il titolo di specializzazione dobbiamo indicare se è già stato conseguito oppure se sarà conseguito entro il 15 luglio di quest'anno. Nel caso in cui sia stato già conseguito indichiamo appunto la votazione, la data di conseguimento e il luogo di conseguimento. Nel caso invece di titolo da conseguire, ovviamente tutti questi dati non bisogna inserirli, però dobbiamo spuntare la casella nella quale ci impegniamo a comunicare di terminare il percorso di specializzazione entro il 15 luglio 2020. Ecco, anche qui una volta inserito questo dato, si clicca su inserisci e
è un campo obbligatorio. Ho dimenticato di inserire il tipo di procedura con la quale abbiamo ottenuto la specializzazione. Poi c'è la sezione che riguarda altri titoli valutabili, si clicca di nuovo su azioni disponibili, quindi su accedi, e compare la schermata con tutti i titoli valutabili secondo la tabella di valutazione allegata al bando. Quindi è possibile inserire l'inserimento in graduatorie di merito per aver superato altri concorsi ordinari, lauree specialistiche, diciamo, ulteriori al titolo di accesso all'insegnamento, diploma di laurea sempre ulteriori, lauree magistrali, ci sono tutti appunto i titoli che possono essere valutati. Per inserire ad esempio l'abilitazione all'insegnamento con metodo didattico Montessori, per inserire uno di questi titoli si clicca sempre su azioni disponibili, inserisci, e i dati che ci vengono richiesti sono sempre gli stessi, quindi che siamo in possesso del titolo per la metodologia didattica Montessori, conseguito il, inseriamo la data, per esempio 1 settembre, presso l'istituzione dove l'abbiamo conseguita. Clicca su inserisci, e lo stesso, la stessa operazione effettuiamo per ogni titolo che possediamo tra questi valutabili. Ci sono i master universitari, i diplomi di insegnamento. Una volta aver compilato questa parte della domanda, clicchiamo sul tasto indietro e passiamo alla parte successiva che riguarda i titoli di preferenza. Anche qui, se clicchiamo su inserisci, escono tutti i titoli di preferenza, il valore militare, mutilato di guerra, mutilato per il servizio nel settore pubblico, quello che sicuramente molti di voi avranno è il punto 17, cioè aver prestato servizio senza demerito per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, oppure di essere coniugato con un numero di figli a carico, insegniamo il numero di figli, oppure di aver prestato magari anche servizio senza demerito in un'altra amministrazione pubblica diversa dalla scuola. Una volta inseriti i titoli di preferenza, ci sono quelli di riserva, se c'è qualche riserva da sciogliere. Sono per esempio l'invalidità, essere orfano, profugo o vedovo di guerra, non vedente, sordo muto. Nella parte invece relativa ad altre dichiarazioni, cliccando sempre sul tasto inserisci, occorre compilare tutte le altre dichiarazioni di rito, quindi di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di riferimento, di essere idoneo allo svolgimento delle prove, di avere oppure non avere riportato condanne penali, di avere oppure non avere dei procedimenti pendenti, di non essere stato destituito dal pubblico impiego, di avere un'eventuale disabilità per la quale si richiedono ausili nello svolgimento delle prove come tempi aggiuntivi, di avere effettuato il versamento di 10 euro che ci serve per poter partecipare alla procedura concorsuale e di dare il consenso al trattamento dei dati personali. L'ultima parte relativa è quella delle note, nelle quali appunto è possibile inserire delle note in corpo libero. Ritornando un attimo ai titoli valutabili, invece, alla fine del prospetto dei titoli valutabili
c'è il servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto per cui si procede alla valutazione. Si clicca su azioni disponibili, quindi l'ultimo titolo valutabile è il titolo di servizio. Si clicca su azioni disponibili, inserisci, si aggiunge il titolo e si inserisce a questo punto il servizio. Quindi, ad esempio, anno scolastico 2018-2019, un servizio svolto presso scuole statali paritarie o convitti per l'insegnamento di scuola primaria, se era un servizio sul sostegno o sul posto comune, e il periodo, quindi si indica giorno, mese e anno, quindi primo, per esempio, settembre 2000. '18 e 30 giugno 2019, la scuola dove abbiamo lavorato, la provincia e il comune dove abbiamo prestato servizio. Nel caso in cui non si raggiungano i 180 giorni per ottenere il requisito di un'annualità di servizio svolto, possiamo spuntare qui nel caso appunto di un servizio che vada dal 1 febbraio fino al termine degli scrutini svolto in maniera continuativa, anche se inferiore a 180 giorni. Poi, se si clicca su aggiungi titolo, si mettono tutti gli anni scolastici di servizio. Si salva la domanda e adesso lo rimuovo l'ultimo anno per ora. Si salva la domanda, si clicca sul tasto indietro e il servizio è inserito in modo corretto all'interno della sezione relativa ai titoli valutabili, che era l'ultima parte, ecco qua, servizio, infatti compare la spunta verde. Una volta inseriti tutti i dati è possibile procedere all'inoltro cliccando sul tasto inoltro e ci viene chiesto il codice personale per poter completare l'operazione. Quindi recuperate oltre all'username e alla password di Stanze Online anche il codice personale, che solitamente è un codice alfanumerico che alterna appunto una lettera a un numero. Inserito il codice personale, si clicca su conferma, la domanda è inoltrata correttamente, ci viene inviata anche via email con il numero di protocollo. Io adesso interrompo la presentazione e vi auguro una buona serata e in bocca al lupo per il concorso.